traviata onirica, sensuale, atmosfere da bordello e Violetta, oggi diremmo un escort, merce ambita di borghesi annoiati e ipocriti. Una lettura secondo le intenzioni verdiane, quella ormai ventennale del regista tedesco Brockhaus. L'attualità di questa traviata degli specchi è rinnovata dal suo incredibile successo. In questi giorni allo Sferisterio di Macerata, cornice raffinata ed unica, nella stagione lirica intitolata dal direttore artistico Micheli L'opera è donna. Ed è donna soprattutto sul podio, tre direttori declinati al femminile, la bacchetta per traviata e dell'unica italiana, la fiammante Speranza Scappucci. Anche le donne dirigono, in quanto i musicisti poi alla fine non sono né maschi né femmine, ma musicisti. Traviata con le ambientazioni di Boldrini, calata nei più sensuali primi del Novecento. Alla fine lo specchio che ci dà una visione da voyeur si ribalta e riflette il pubblico che diventa così, anche lui, protagonista del melodramma.